Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto, video un po' diverso dal solito, è una chiacchierata e voglio terminare l'argomento in merito alla ring light della Godox R200. Ci siamo lasciati, se ricordo bene, ai primi di novembre, dove ovviamente ti avevo portato la mia esperienza di utilizzo con questa ring light utilizzandola in camera, ti ho spiegato tutto, comunque ti lascio qui sopra proprio il link per recuperare tutti i video. Ho fatto una playlist, quindi se ti può interessare proprio alcune informazioni in merito a questa luce flash di Godox, lì trovi tutto quello che devi sapere. Oggi concludiamo questo argomento e ti dico la mia esperienza di utilizzo off camera. Colgo l'occasione giustamente anche per farti vedere due nuovi modificatori che sono molto utili anche con l'R200. Chi mi conosce sa benissimo che io utilizzo anche ombrelle, nel 2022 l'ho utilizzata moltissimo, rimarrà sempre uno dei miei modificatori preferiti per quanto riguarda la portabilità, leggerezza e velocità di installazione, ok? Però mancava la tipologia di ombrella DAP, ok? La DAP rispetto alla classica ombrella che conosciamo tutti ha una curvatura maggiore, ok? Praticamente come il softbox DAP, quindi avremo una luce più concentrata e raccolta quando utilizziamo i flash. Quindi ho provveduto a prendere una DAP da 130 riflettente, che è quella che andrò a utilizzare molto di più. L'ho presa da 130, di solito utilizzo sempre 105, però ho voluto esagerare. 150 mi sembrava troppo perché ovviamente ci sono varie dimensioni, ovviamente ti lascio tutti i link in descrizione, sono dell'Ampliful, sono costruite decisamente bene, sono ombrelle professionali in tutti i sensi, sia per la qualità del nylon sia per la robustezza del telaio. Ok, qui abbiamo 16 stecche, sono in fibra di vetro, quindi si possono piegare molto di più. Dovete sempre ovviamente prestare attenzione. Avete, diciamo, meno probabilità che se vi cade questa ombrella con lo stativo che rimanga intatto, però ovviamente dipende dalla situazione, quindi state sempre attenti, mettete sempre i sacchetti di sabbia sullo stativo, insomma, vi consiglio ovviamente quando utilizziamo specialmente queste ombrelle grandi di utilizzare l'aiuto del vostro assistente. Quindi vi dicevo, argentata 130 e ho preso anche un'ombrella da 105 però traslucida che voglio proprio utilizzare con l'R200. Però ti dico già però, e lo capirai proprio durante questo video, molto probabilmente non lo farò e ti spiego anche il motivo. L'andrò a utilizzare magari con la D300 o con la D400 o anche con la D600, però con l'R200 forse ho cambiato idea. Ok ragazzi, anche questa è costruita decisamente bene, la cosa che mi è piaciuta molto non solo il telaio che è bello robusto, ma la qualità del nylon che è decisamente molto denso, quindi la luce è decisamente morbida e mi piace molto. Ok ragazzi, praticamente molto simile ai prodotti della Godox. Ok ragazzi, non siamo ai livelli della Lastolite, però siamo lì. Con le ombrelle Ambiful troviamo anche direttamente in confezione praticamente un telo che è decisamente molto utile. Questo telo ovviamente ha uno scopo diverso in base all'ombrella che andremo ovviamente ad acquistare e praticamente trasforma a tutti gli effetti la tua ombrella traslucida o riflettente in un bag, in un softbox. Nel caso dell'ombrella riflettente è un telo bianco che serve proprio per avere una luce più morbida, perché una volta che ovviamente la luce sarà sparata sull'ombrella, sarà ovviamente riflessa proprio verso la modella e quindi questo telo bianco ti serve proprio per avere una luce morbida. Se utilizzi invece l'ombrella argentata, così come lo stai vedendo in questo caso, avremo una foto più contrastata e delle ombre più marcate. Nel caso invece dell'ombrella traslucida, questo telo è riflettente. Praticamente la luce rimane tutta all'interno dell'ombrella, quindi zero dispersioni e praticamente la luce verrà tutta sparata proprio attraverso il telo dell'ombrella, ok? Quindi ti consiglio sempre di utilizzarlo, specialmente quando andiamo a utilizzare flash poco potenti in iSync. Per fare questa operazione, ragazzi, è molto semplice, quindi zero scuse per non utilizzarlo. Abbiamo un elastico, lo inserisci proprio da ombrella chiusa tutto lungo il perimetro dell'ombrella. Ok, lo fai ovviamente come ti dicevo da chiuso e poi andiamo ad aprire l'ombrella e come vedi è un'operazione veloce. Bene ragazzi, allora siamo arrivati decisamente alla parte più importante
di questo video che mi ha spinto poi a registrarlo, voglio condividere con te alcune cose che mi hanno lasciato un po' perplesso, quindi presta molta attenzione. Ovviamente sto parlando di un utilizzo di R200 con questo modificatore, questa ombrella DAP dell'ambito, ok? Per tutti coloro che vogliono utilizzare questo DAP, questa ombrella, con un normalissimo flash, anche un semplice speedlight o AD400, insomma quello che vuoi, ovviamente quello che adesso ti faccio vedere ovviamente non si presenta, ok? Ovviamente stiamo parlando sempre se ha un bracket decisamente valido, ok? Questo va detto. Comunque presta sempre attenzione a quello che ti vado a dire, perché magari potrebbe servirti in futuro, perché non è detto che poi non andrai ad acquistare questo R200, ok? Non è che voglio giustificarlo e neanche voglio parlare male di lui, però alle volte è un acquisto che devi valutare decisamente molto bene, ok? Specialmente se lo vuoi utilizzare off camera. Posso già dirti che avevo già utilizzato l'R200 lo scorso autunno, ho fatto due shooting, praticamente però ho utilizzato sempre un'ombrella da 105, ma quella ombrella che tutti conoscono, la prima ombrella che di solito compriamo, quelle economiche, che costano di solito 5-6 euro, però ovviamente hanno un telaio molto fragile, praticamente è di burro e la prima caduta ovviamente si rompe. Alle volte basta anche un colpo di vento decisamente più forte e ovviamente si piegano, ok? Però hanno il vantaggio, tra virgolette, che sono decisamente molto leggere. Questo lo dico perché questa, ovviamente, avendo un telaio migliore, 16 stecche, pesa anche qualcosina in più. Non che sia pesante, quindi non spaventarti, rimane sempre il modificatore più portatile e leggero, però quelle economiche praticamente pesano un netto e non mi ero accorto di alcune cose che mi sono accorto proprio con questo DAP, ok? Quindi presta molta attenzione. Come ti dicevo nel video di alcuni mesi fa quando ti parlavo dell'R200, il bracket è in metallo e quindi può essere anche utilizzato off camera, a un filetto da un quarto, da un ottavo, lo avviti al tuo stativo e una volta che l'avrai fatto è bello solido, non ci sono vibrazioni, sotto questo punto di vista vai tranquillo. Però innanzitutto sì, ti danno anche supporto sempre in metallo proprio per infilarci l'asta dell'ombrella, però il telaio dell'R200 è in plastica e qua c'è qualcosa che ovviamente non torna e devi prestare attenzione. In questo caso stai vedendo questa ombrella da 105 cm, se pensi di acquistare proprio l'R200 per utilizzarla sempre con un'ombrella, beh, te lo sconsiglio di fare, utilizzala di 200 semplicemente e avrai lo stesso effetto. L'R200 è ovviamente una ring light che puoi utilizzarla in camera, off camera, puoi ottenere tantissimi effetti, però se l'utilizzo principale è quello di utilizzarla con un'ombrella, ripeto, utilizza solo la D200 con il bulbo. Quindi veniamo alla parte più importante. Innanzitutto, a che distanza devo mantenere l'R200 dall'ombrella? Allora, qui ragazzi non c'è una regola, però ovviamente se tu stai utilizzando un'ombrella da 105 presuppongo che tu la voglia riempire tutta, quindi non dovrai ovviamente avvicinarla troppo perché andrai solo a illuminare la parte centrale, ok? Se ti serve sulla parte centrale ovviamente fai così, se vuoi riempirlo tutto devi portarlo verso la fine, ok? Però verso la fine avrai ovviamente, in questo caso dal momento che è più pesante di una classica ombrella economica, queste vibrazioni, ok? Il supporto è in metallo, però il telaio è in plastica e credimi che alla prima uscita si spaccherà tutto, ok? Queste vibrazioni, credimi, alla fine faranno proprio cedere il telaio. Quindi per evitare questa brutta cosa dovrai fare la cosa consigliata, che io faccio sempre, proprio di portarlo a metà, utilizzare il telo che ti danno in dotazione, che ti permette proprio di catturare tutta la luce, quindi non avrai dispersione e tutta la luce che emette l'R200 verrà sparata attraverso l'ombrella, ok? Questa è la soluzione migliore, però ci sono delle cose che vanno specificate, almeno che tu non abbia uno stativo bu, è che non puoi inclinare l'ombrella. Se utilizzi il modificatore così non ci sono problemi, però io di solito tendo ad alzare proprio l'ombrella al di sopra della testa della modella e poi inclino 30-45 gradi e in questo caso non posso farlo. Quindi l'unica soluzione sarebbe quella di avere un boom o quella di fare questa operazione qua che ti sconsiglio di fare. Fasi conclusive, come promesso ti dico la mia esperienza per quanto riguarda l'utilizzo off camera, però facciamo un veloce recap giustamente perché ci sono due motivi che sono già validi per consigliarti questa ring light. Quindi, primo motivo è l'utilizzo in quelle situazioni dove in certe location può capitare, come è capitato a me, anche quest'anno mi è capitato 3 volte, di non poter utilizzare il flash con lo stativo per terra, ok? Il flash te lo lasciano utilizzare, però lo stativo no. Quindi l'unica soluzione, o scattare senza flash
o utilizzare un semplice flash a cobra, o l'alternativa è acquistare questo R200, che è decisamente più potente di un flash a cobra. Ovviamente l'effetto è diverso, però credimi, ti aiuta tantissimo anche in quelle situazioni dove è rischioso utilizzare lo stativo con il flash, come nel caso che ti ho sempre fatto vedere nel video precedente, entrare in acqua, che è decisamente rischioso, specialmente se non hai l'assistente. Ecco che con un normalissimo Speedalite, magari se usi un 85 o un 135 mm, è difficile arrivare, specialmente se magari scatti in iSync. Ecco che questo ti salva la vita, ok ragazzi, ed è decisamente importante. Solo questo secondo me basta per fartelo acquistare. Per quanto riguarda l'utilizzo solamente off camera, personalmente non l'avrei acquistato, te lo dico chiaro e tondo, specialmente se pensi di utilizzarlo con un'ombrella, perché lo stesso effetto l'avrei con la D200 con il bulbo. Ricordo, per tutti coloro che fossero nuovi, per far funzionare l'R200 serve la D200 o la D200 Pro. Quindi il vantaggio di utilizzare questa ring light, l'R200, è solo se ti piace l'effetto che ha così come la vedi, senza utilizzare nessun modificatore. Ricordo che hai la possibilità anche di metterci un piatto di bellezza, un beauty dish, però ovviamente ha un costo aggiuntivo. Ok ragazzi, quindi riepilogando, se devi fare un uso solamente off camera, beh, non te lo consiglio, però globalmente è un flash che ti consiglio al 100%. Ok ragazzi, non sono soldi spesi male, diciamo così. Ok ragazzi, quindi detto questo, non voglio dilungarmi troppo. Come al solito usciranno altri video, perché ho già registrato altri backstage off camera con questo flash. Molto probabilmente continuerò a utilizzarlo, vedremo, fatemelo sapere se vi interessa oppure no. Se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Io ti ringrazio di avermi fatto compagnia e ti do appuntamento al prossimo video.